Ho agito solo per dovere istituzionale, non c'è stato alcun assembramento. Così risponde il sindaco di Avella, nonché presidente della provincia di Avellino, Domenico Biancardi, alle polemiche che sono nate attorno ai funerali del dottore sindaco di Saviano, Carmine Sommise. Io mi sono portato come sindaco del comune di Avella, mi sono portato sul ciglio della strada ANAS 7 bis, dove noi attendavamo soltanto il passaggio del feretro. Si è fermata la salma dalla parte opposta della strada, c'erano poche persone, i familiari ovviamente di Carmine Sommise, poiché era sotto la clinica di proprietà di Sommise, è chiaro che qualche dipendente è sceso per salutare, ma sempre in massima sicurezza, a distanza l'uno dall'altro, con i carabinieri presenti, vigili urbani, protezione civile che hanno favorito la velocità della cosa. Non è durato oltre i 7-8 minuti massimo. Dopodiché noi ci siamo messi in macchina, ognuno nella sua macchina, e se ne è andato a casa. Intanto la procura di Nola ha aperto un fascicolo, si indaga sul passaggio e la tappa fatta a Villa Maria, di proprietà di Sommise, ma anche sul corteo di Saviano. Il prefetto di Napoli ha diffidato i sindaci che hanno partecipato alla cerimonia, ma Biancardi chiarisce. Io ho la mia autorità per poter andare sul piano istituzionale, per poter fare quello che ho fatto. Non potevo prevedere altre cose, non era previsto la sosta del carro funebre sulla via nazionale delle Puglie, che non dipendeva assolutamente da me.